Alla grande. Dino Giarrusso, portavoce al Parlamento europeo, Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia, Commissione per lo Sviluppo, ed il nostro, noi siamo due senatori, due umili senatori, ci scusi, eurodeputato, chiamiamo qui il nostro collega Ettore Licheri, portavoce al Senato, ciao a tutti, nonché Presidente Commissione Politiche Europee. Lo vedo un po' bloccato Ettore, eh? Lo vedo. Come la tua connessione, Ettore? No, non mi fa stasera i Licheri non vanno la bene. Funziona, con copertura internet. Tu funziona la grande. Tu vai, allora, vai proprio. Posso dire una cosa, però, Paola, anche io, insomma, sapete quanto vi stimo entrambi e lo sanno anche quelli che ci seguono, perché spesso parlo anche di quello che fate voi, perché secondo me è giusto comunicare tutti insieme come Movimento 5 Stelle, visto che i media spesso ci trattano un po' male, raccontare la verità anche con i nostri social. Ieri Danilo l'ho fatto molto bene riguardo la questione autostrade, però Paola, purtroppo io devo correggerti, perché io sono in Commissione Agricoltura e in Commissione Commercio e Trattati Internazionali. Quindi devo dire le commissioni vere. Devo correggere chi me l'ha scritto, perché figurati se mi ricordo in quali commissioni siete tutti quanti. Lo so, però volevo essere... Volevo che i nostri, chi ci segue deve sapere la verità. Io sono in queste due commissioni, peraltro la Sardegna, insomma, una delle ragioni per cui ho chiesto di andare in Commissione Agricoltura è che durante la campagna elettorale ho capito che Sardegna e Sicilia hanno molto bisogno di aiuto da quel punto di vista, hanno delle potenzialità immense per quel che riguarda l'agroalimentare, le eccellenze, e quindi mi sembrava utile stare in questa commissione. E allora sono collegati. L'utilità di questa commissione, l'utilità di quello che questa commissione può fare per il nostro paese, fa sicuramente un buon connubio con quelle che sono le grandi rivoluzioni che stanno accadendo in Europa. E faccio riferimento al Recovery Fund e Next Generation EU, questi due strumenti fondamentali che voi state cercando di far entrare fortemente nelle nuove politiche europee, sociali e non più solamente economiche, anche se sono molto economiche, ma nascono finalmente da un nuovo paradigma. E se ce le vuoi raccontare un pochino, anche e soprattutto alla luce delle commissioni che tu stai seguendo, che sono fondamentali per il nostro paese. Ti lascio la parola, Dino, vai. Allora, fondamentalmente il progetto Next Generation EU significa provare a cambiare l'Europa in meglio da un punto di vista ambientale, da un punto di vista energetico, da un punto di vista della rivoluzione digitale, perché ancora non tutta l'Europa è digitalizzata, con grandi sprechi di energie, risorse e anche di inquinamento ambientale, e poi dal punto di vista della solidità della finanza pubblica, che è uno dei talloni d'Achille, diciamo, dell'Unione Europea. Questo cosa significa, poi, in poche parole? Significa avere dei soldi, tanti soldi. Potrebbe essere, diciamo, il contrappasso positivo di quel disastro che è stato l'emergenza coronavirus, perché non dobbiamo nasconderci, ne avete parlato molto bene anche prima e in tutto il tour, perché vi ho seguito. L'emergenza coronavirus, dobbiamo ricordare quanti danni ha fatto al nostro paese, alla nostra economia, a tanti mestieri e anche a tantissimi altri paesi europei. Quasi nessuno si è, diciamo, è sfuggito a questo disastro. Però da questo disastro, se ci si impegna, se per la prima volta finalmente l'Europa dimostra di essere Europa dei popoli, e su questo devo dire che tutti e 14 noi della delegazione del Parlamento europeo abbiamo lavorato anche in sinergia con Giuseppe Conte per avere un'Europa che si impegnasse, che mettesse a disposizione stavolta dei suoi cittadini e non più delle lobby tutta questa grande quantità di denaro. Si parla di 750 miliardi di euro, aspettiamo che il Consiglio europeo, come dire, ratifichi, è l'ultimo passo che manca, e di cui una parte, il primo paese che ne gioverà più di tutti gli altri è l'Italia, con 173 miliardi di euro, di cui 82 mi sembra a fondo perduto, e il resto a prestiti a tassi molto agevolati. Questo, dove li vogliamo mettere questi soldi? Appunto, per esempio, ricordiamo che la Sardegna è l'unica regione non metanizzata d'Europa, cioè non c'è il metano, quindi questo ha creato dei grandi problemi, soprattutto alle industrie sarde, ricordiamo. Lo leggevo oggi, qualcosa aveva scritto l'Alessandra Todde su... la nostra sottosegretaria, assolutamente. Sì, e sì, quindi sì. Lì abbiamo la possibilità di avere dei soldi per creare fonti importanti di energia pulita che finora non sono stati creati, per cui la Sardegna andava, molte aziende andavano a carbone, poi tutto quello che ha comportato la chiusura di Euroallumina, di quella zona lì, tanto per dire un esempio. Ma poi c'è tutta la parte legata all'agricoltura, naturalmente, alla pesca, che non dobbiamo dimenticare che è molto importante in questa regione, con vette di eccellenza. Raccolgo
quello che ha detto prima il sottosegretario Labbate, con cui ci sentiamo spesso, essendo entrambi, insomma, io sono in Commissione Agricoltura, lui è sottosegretario, perché se dove la Sardegna già adesso riesce a cooperare, a mettere insieme produttori, parlo sia di vini che di formaggi, che di carne, eccetera, ha degli ottimi risultati. E ci stiamo battendo per evitare alcune piccole cose tecniche che creano però grandi problemi. Faccio un esempio, la cosiddetta asta a doppio ribasso. Cosa significa? Che le grandi distribuzioni tirano molto sul prezzo, tirano sul prezzo in maniera eccessiva, per cui anche gli allevatori più bravi, anche i produttori più bravi, rischiano di non avere margini di profitto e quindi di non poter svilupparsi come vorrebbero e come potrebbero, perché la Sardegna ha davvero dei prodotti eccezionali, non lo dico per retorica, ma perché è vero, e sono molto richiesti in molte parti d'Europa e del mondo. E chiaramente questo tipo di difficoltà sono imposte da un mercato un po' particolare, e noi speriamo di poter, proprio grazie all'emergenza, ai cambiamenti dovuti all'emergenza coronavirus, di poter eliminare queste aberrazioni. Poi naturalmente, se mi permetti, poi passo la parola a Ettore. In questi mesi di emergenza abbiamo fatto tante cose per la Sardegna. Io ho fatto arrivare 80.000 mascherine dalla Cina gratuitamente, in un momento in cui nessuno le trovava, a Sean per il comune di Porto Torres e al comune di Nuoro, perché sono stati i primi due che ce l'hanno chiesti, che l'hanno distribuiti ai comuni vicini. Siamo stati molto attenti. Per il turismo è un'opportunità eccezionale, altro che speculare come vorrebbe fare Solinas e cementificare la Sardegna. Noi abbiamo la possibilità di avere soldi per un turismo sostenibile, per un turismo di eccellenza, che in Sardegna, come dire, è un'isola grande, appena poco meno della Sicilia, ma c'ha un terzo degli abitanti, quindi ha spazi anche più ampi, più vasti, insomma, c'ha tantissime opportunità. Abbiamo il riso nel Medio Campidano, abbiamo la canapa, e io ho fatto un incontro in Sardegna dove mi hanno spiegato delle grandi opportunità della canapa, e dopo questa avevo fatto un bellissimo evento qui a Bruxelles, perché lì dobbiamo lottare, dobbiamo fare una lobby buona, una lobby positiva, ricordare tutte le applicazioni della canapa industriale, edilizia, nel settore farmaceutico, dove peraltro, come dire, dà molti vantaggi e non ha effetti collaterali a differenza di altri farmaci, e togliamo anche tanti soldi alle mafie, quindi dobbiamo lottare affinché questo tabù non esista più. Ricordatevi che insomma, combattere la canapa come pianta sarebbe, come l'ho detto anche Beppe, combattere l'uva e eliminare tutte le piantagioni di uva, tutti i vigneti, perché c'è chi si ubriaca con il vino. Ecco, è una scelta totalmente folle. Siamo arrivati al 2020, direi che è il momento di cambiare, e soprattutto di ricordare che la canapa è un'eccellenza italiana. Le vele di Cristoforo Colombo erano fatte di canapa, ci è arrivato fino in America, e la Cappella Sistina, per chi non lo sapesse, è fatta con colori all'olio di canapa, è stata dipinta, e quindi in Italia avevamo una grande eccellenza. In Sardegna ci sono potenzialità eccezionali. Insomma, stiamo lavorando tanto per questo, sperando di ripartire. Ma quello che tu dici serve solamente per ricordare a tutti che c'è molto ancora da fare per portare questo paese fuori dal medioevo politico, sociale e culturale nel quale lo hanno lasciato, e nel quale alcuni lo vogliono riportare, anzi, in maniera prepotente, proprio ai periodi più bui. Però, Dino, io mi fermo con i miei commentini poco, e ti faccio una domanda di un cittadino, Raffaele, che ti chiede: perché in Europa si permette a stati come l'Olanda di far pagare meno tasse? Non pensate che se abbassassimo le tasse anche in Italia verrebbero ad investire un mucchio di aziende? Come mai questa Europa? Allora, dobbiamo chiarire una cosa, perché è stata una delle prime cose che io ho chiesto, e non solo io, tanti miei colleghi, rispetto anche all'abolizione dei paradisi fiscali, eccetera. Allora, la politica fiscale in Europa è delegata ai singoli paesi, agli stati membri, cioè l'Europa non può decidere che scaglioni di tasse mettere in Italia piuttosto che in Olanda o in Austria e negli altri paesi membri. Però cosa abbiamo chiesto? Proprio perché ci sono degli squilibri enormi che portano anche, non so se il nostro Raffaele certamente lo sa, addirittura nostre imprese che hanno preso soldi dallo Stato in passato, diciamolo, hanno poi spostato la sede in Olanda o in altre zone anche europee favorevoli. Allora noi chiediamo, e l'abbiamo chiesto alla von der Leyen, è stata una delle ragioni per cui anche con Fabio Massimo Castaldo, durante, diciamo, la trattativa per decidere se votarla o meno, abbiamo optato per il sì, proprio perché ci ha promesso alcune regole fondamentali. Si può ottenere di avere un minimo,
diciamo, uno scaglione minimo e uno scaglione massimo. Questo l'Europa lo può fare perché l'Europa, diciamo, fa regolamenti generali. Poi sarebbe falso dire imporremo una legislazione fiscale unitaria, perché non lo si può fare, a meno che non si cambi il trattato. Se si cambia il trattato di funzionamento dell'Unione Europea, sì, ma è molto complicato. E la seconda cosa è avere un salario minimo europeo, perché l'altro problema, oltre a quello che giustamente dice il nostro amico che ha fatto la domanda, Raffaele, è che ci sono stati che pagano stipendi molto più bassi e molte aziende italiane, prima che Luigi Di Maio da ministro glielo impedisse, delocalizzavano, cioè prendevano dei soldi, aprivano in Italia e dopo qualche anno trasferivano armi e bagagli in Bulgaria, faccio per dire, in Polonia, in altri stati dove gli stipendi sono più bassi, e toglievano il lavoro all'Italia dopo aver preso dei contributi pubblici. Questo non si può più fare con i contributi pubblici, ma si può ancora fare e si potrà fare finché ci sarà un salario così diseguale. Invece il salario minimo europeo potrebbe diventare una regola europea, perché è un settore dove l'Europa può legiferare, a differenza di quello fiscale, dove invece può mettere solo un minimo e un massimo, ma poi sono i singoli stati discrezionalmente a scegliere. Grazie Dino, grazie Dino. Prima di passare al nostro Ettore, che vediamo e speriamo, Ettore, speriamo di poterti parlare, non si blocchi tutto. Quello che è bello di questo tour virtuale è che io poi domani mi prendo il pezzo, come pezzo di intervento del nostro Dino, ce lo tagliamo e ce lo rilanziamo, e queste risposte danno una tranquillità, perché finalmente possiamo fare informazione pulita, pura, senza nessuno, come scriveva una ragazza che ci sta seguendo, che ti ringrazia, caro Dino, senza che nessuno ti interrompa. Però noi diciamo anche, venite a farti le pulci, venite a verificare se è vero, e io penso che quello che stiamo dicendo sia assolutamente vero, come sono vere le misure che ha messo in campo il governo in questi mesi. Ettore, però, come Dino ha parlato del Recovery Fund, io vorrei chiederti, siccome c'è anche un'altra misura importante, che è la misura Sure, di che cosa si tratta e che aiuti può dare all'Italia e agli italiani. Sei muto? No, non lo senti. Sei muto, sei mutato. Prova Ettore. Niente. Purtroppo... gli auricolari, che quelli lì forse sono gli auricolari wifi che non funzionano. Proviamo, Ettore. Ettore. Forza. Faremo una puntata solo per la famiglia Licheri. Davvero, cioè. Solo per i Licheri. Siamo... No, Mamma mia, che sofferenza, caro Ettore, che dispiacere non poterti sentire, Ettore. A questo punto, Paola, se sei d'accordo, Ettore, noi non sappiamo, essendo anche oramai abbastanza tardi, proviamo a aspettare un attimo. Caro Dino, dove sei? Io sono ancora nella mia stanza al Parlamento Europeo, ho lavorato, abbiamo votato fino a... le 8:30 l'ultimo voto, e poi, insomma, sapendo che c'era la diretta, ho aspettato per cenare, perché ci tenevo anche a seguire le altre cose. Per esempio, insomma, se vogliamo dire una cosa per fare capire ancora meglio che cos'è, diciamo, cos'è Next Generation EU, l'ecobonus di cui ha parlato Riccardo Fraccaro prima è esattamente quel tipo di investimento che sarà premiato dal Next Generation EU, cioè è un tipo di aiuto che lo Stato dà ai cittadini, in questo caso eccezionale per l'Italia, perché nessuno aveva mai dato questi soldi. Poi diciamolo alle persone, cioè il Movimento 5 Stelle ha messo in piedi delle misure che in qualche modo danno soldi direttamente ai cittadini che ne hanno bisogno, come nel reddito di cittadinanza, oppure ai cittadini che come dire, migliorano l'ambiente, migliorano la propria casa e quindi consumano meno energia o consumano energia in maniera più pulita con i pannelli solari, eccetera. Ecco, questo tipo di investimenti sarà particolarmente premiato dai soldi europei con Next Generation EU. Non so se è chiaro, l'ecobonus è l'esempio perfetto di quello che potremmo fare con quei soldi. E non solo quello, diciamo. Questo, per esempio, pensate alle scuole. Molte scuole italiane hanno... Adesso mi sentite? Fermati, Dino! Fermati, che vai, forse... Mi fermo, vado a Ettore. Ettore, Sure, il Sure. Mi sentite, ragazzi? Prova. È una gioia vedere Daniele Toninelli, Ilaria Taverna, anche il sindaco di Porto Torres, Sean Connery, e anche l'amico Dino. Sapete, no, basta che non mi chiami Mario. Basta che non mi chiami Mario, per il resto va bene. Che te la sei vista brutta un periodo, eh? Allora, io e Dino non riusciamo più a parlare per più di 30 secondi, quindi vi pregheremo, io e Dino,
Danilo e Paola, di interromperci ogni 20 secondi. Ogni 20 secondi ci dovete fare un'altra domanda, cioè se capite che noi sappiamo la risposta, dovete immediatamente farcene un'altra. Perché guarda, ti lasciamo parlare di Shura, anche perché il tuo collegamento comunque fa schifo, sappilo. Quindi con, per il piacere dei cittadini che invece vogliono sapere che sei una persona autorevole, perché in molti ormai ti conoscono, sei uno dei volti anche che riesce a portare la nostra voce qualche volta in qualche trasmissione, vi seguiamo a tutte e due con grande sofferenza ogni volta che andate in televisione, sappiatelo, perché sappiamo cosa vi aspetta. Parlaci oggi invece di Shura, hai tutto il tempo a tua disposizione. No, mi fa ridere perché Paola, sei stata proprio tu e Danilo che 2 anni fa mi diceste adesso vai tu in televisione, perché noi ci siamo andati per 5 anni con quei Lazzaroni e adesso è il caso che ci andate voi, ma meno male che ho Dino Giarrusso che porta la professionalità e quindi Dino, insomma, cerchiamo di difenderci, cerchiamo ci proviamo. Di difendere la voce della verità. Su Shure. Shure, vi posso dire che l'Europa, e devo dire questa volta, si è mossa tempestivamente, ha portato 3 linee di credito, che sono BEI, che porta liquidità alle imprese europee. Shure invece che mette una rete di protezione per la disoccupazione. Noi prenderemo 20 miliardi, che Nunzia Catalfo naturalmente sta aspettando in maniera tale da trasformarli poi in ammortizzatori sociali. È evidente che da una parte dobbiamo portare protezione a tutti coloro che hanno perso il lavoro, allo stesso tempo però dobbiamo anche incentivare con un sistema di detassazione o decontribuzione le imprese perché riprendano i dipendenti che adesso sono in cassa integrazione, e quindi è uno strumento molto importante il tasso agevolato. La terza linea di credito non la pronuncio perché se la pronuncio immediatamente scattano le chat, perché la terza linea di credito è il MES, che noi non lo vogliamo, e quindi su questo però magari una parola la possiamo dire, perché io e Dino vi vorremmo parlare di una cosa che in televisione non si riesce a finire, quindi vi pregherei di lasciarci almeno un minuto a testa. E io vi vorrei parlare della seniority. Io sono sicuro che chi ci sta ascoltando non sa che cosa è la seniority. La seniority è un pilastro finanziario del MES, perché la seniority vuol dire che quando il credito che il MES vanta nei confronti del paese membro va a maturazione, il credito che vanta il MES prevale nel pagamento rispetto al titolo di Stato, rispetto al BTP. Quindi siamo tanto fottuti. Per intenderci, il bond del MES deve essere obbligatoriamente pagato prima del BTP. E mi rispondono quei Lazzaroni in televisione: sì, va bene, hai ragione, però tutto questo non verrà vissuto dagli investitori come un problema. E allora voi che siete 3 persone dotate di un'intelligenza normale, io vi metto davanti adesso questi due titoli che sono: uno è il bond e l'altro è il BTP. E a voi 3 investitori vi dico, guarda che questo, che il bond deve essere pagato prima del BTP. Tu quindi cosa scegli? È evidente che tu scegli il bond del MES rispetto ai nostri BTP. Ecco per qual è l'effetto stigma. Nel momento in cui tu riconosci che c'è qualcosa di sopra, di superiore rispetto al tuo BTP, è evidente che gli investitori vengono scoraggiati o comunque vengono dissuasi o comunque sceglieranno prima il bond del MES. Allora vedete, io non ho l'intelligenza che avete voi, però io ho l'intelligenza del pastore sardo. Allora, quando io, pastore sardo, porto il gregge e mi accorgo che a quella fonte nessun altro pastore ci fa bere le proprie pecore, perché preferiscono farci 1 chilometro ancora davanti per andare a bere in un'altra fonte, io il dubbio che quella fonte evidentemente non è
tanto salubre me lo metto, perché se nessuno beve da quella fonte, io devo farmi la domanda, dice, com'è che nessuno beve da quella fonte? Io il mio gregge me lo porto come fanno gli altri, un chilo, anche a costo di faticare. Ecco perché io dico, siccome grazie a Dio la BCE, la Banca Centrale Europea, ci sta sostenendo nel mercato finanziario, i nostri BTP stanno andando alla grande, c'è un'offerta che è superiore addirittura alla nostra domanda. Ma perché diamine io devo andarmi a buttare dentro quel meccanismo della seniority se io posso farcela? Certo, ho bisogno, come diceva Dino, naturalmente del recovery plan, che è pronto. Perché l'altra cosa che non si riesce a dire in televisione, che i 9 capitoli che Giuseppe Conte ha portato agli Stati Generali, quelli che loro dicevano che era una passerella, adesso si sono trasformati in un piano, in un progetto di spesa e di investimenti. Eccolo lì, quindi la passerella in questi giorni abbiamo visto che ha prodotto quello che è il decreto semplificazione, che sarà l'ossatura del recovery plan che poi porteremo a settembre, certo. L'Italia porterà a settembre in Europa. E insomma, però sono preso dalla malinconia, ragazzi. Io però no, fermo, no. Non muoverti, che noi ti invidiamo con la tua Sardegna. Fermati, che c'è una video domanda per te. Piano, non muoverti, che sennò cade il collegamento. Via con la video domanda. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Nicolo Murgioni. Volevo chiedervi quali fossero i principali strumenti che l'Unione Europea sta mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese sarde per ripartire dopo la crisi del coronavirus. L'hai vista? Ho sentita, porca. Non si sentiva. Non si sentiva. Ma siccome la potete ripetere? Te la rimandiamo? Dai, proviamo. Buongiorno a tutti, sì. Mi chiamo Giovanni Nicolo Murgioni. Volevo chiedervi quali fossero i principali strumenti che l'Unione Europea sta mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese sarde per ripartire dopo la crisi del coronavirus. Sei riuscito stavolta? Misure messe in campo dall'Unione Europea a favore delle piccole e medie imprese sarde per farle ripartire in questo periodo di crisi. È già un miracolo che sia andata bene, Paolo. Per fare in questo periodo. Sì, cosa sta facendo l'Unione Europea? Beh, l'avete già detto in parte. Il coronavirus. Che cosa sta facendo l'Unione Europea per aiutare le piccole e medie imprese sarde per uscire dalla crisi da coronavirus? Post coronavirus. Allora, l'Unione Europea, poi qui Dino può sì. Sicuramente avallare quello che dico. L'Unione Europea, come organismo sovranazionale, ha davvero dato una mano ai paesi colpiti dal coronavirus. Cioè il bazooka che sta sparando la Banca Centrale Europea è straordinaria. Pensate che parliamo di 1.750 miliardi, cioè una cifra enorme mai vista, che tra l'altro è di questo importo qui. A noi ne arriveranno qualcosa come 80, 90, 100, addirittura c'è chi dice 150 miliardi. Il grande casino che sta succedendo nella politica italiana. Mi sentite? Sì. Il grande casino che sta succedendo nella politica italiana. Guardate che non è il MES, eccetera, sono gli appetiti. Perché sta per passare in questo paese un fiume di denaro e questo fiume di denaro non può essere lasciato nelle mani di Giuseppe Conte, perché è troppo buono, perché è troppo onesto. È troppo disallineato rispetto a Confindustria e alle lobby. Non può rimanere in mano al Movimento 5 Stelle, perché altrimenti quelli sono capaci che fanno anche un bando di gara trasparente. E siccome queste lobby sono soprattutto votate agli investimenti e questi sono soldi per gli investimenti, non è possibile un'occasione del genere. Ti capita ogni 1.000 anni di avere un paese attraversato da 100 miliardi e vogliamo lasciarli in mano ai grillini e a Giuseppe Conte, agli onesti. Ecco dove sta la guerra per la vita o per la morte, perché quelli sono davvero un sacco di soldi e non possono lasciarli in mano nostra,
perché in mano noi siamo capaci di fare cose incredibili. Siamo stati capaci addirittura di sfidare i Benetton, perché questa è la straordinarietà del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non si sceglie le battaglie, quelle facili. Questa battaglia la faccio perché la posso vincere, quella invece non la faccio perché è possibile che la perda. Le facciamo tutte, ci mettiamo la faccia e le possiamo anche perdere. Certo che le possiamo perdere le battaglie, ma non importa, ci rialziamo e riprendiamo a combattere. Esattamente. Io una cosa l'ho capita, però fermi, ragazzi, fermi un attimo, fermi che c'è Sabrina. Sabrina, ti senti? Sabrina è la decima volta che ci proviamo. Sabrina, questa però secondo me è la buona, Paola, secondo me è la volta buona. Sabrina, ci senti? Sabrina, ci senti? Se no rinunciamo, perché Sabrina, faremo una puntata ad Assemini, direttamente da Assemini. Ci veniamo a trovare, guarda, Sabrina, almeno, una puntata, io e Danilo. Almeno. Ci veniamo a trovare. Sabrina, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto bene a provarci. Io però non lo so. Io volevo un commento anche da Dino. Stiamo sforando le due ore, che sennò ci cazziano, eh? No, volevo un commento anche da Dino su quello che ha detto adesso Ettore, perché è vero, i soldi saranno tantissimi e credo che la maggior parte del merito la debba prendere il governo italiano, che è riuscito a trascinare l'Europa a parlare di importanti contributi che non siano più con le regole capestro come quella del MES, e volevo un commento da te. Allora, molto sinteticamente, innanzitutto ho capito che Ettore Licheri, essendo nostalgico delle interruzioni, si interrompeva da solo con un collegamento farlocco. Ma rispetto alla domanda che ha fatto quel ragazzo e a quello che ha detto adesso Paola, allora, l'Unione Europea mette a disposizione questi soldi, una buona parte a fondo perduto, una parte con interessi molto bassi, quindi un prestito a tasso molto vantaggioso per gli stati, e per la prima volta, ripeto, grazie a un ottimo lavoro fatto dal presidente Conte, l'Italia è il primo paese, perché è stata riconosciuta la nostra grande abilità nell'affrontare il coronavirus, è stato considerato il paese che ha affrontato meglio questa emergenza in assoluto in Europa, pur essendo il paese che per primo è stato colpito in maniera anche molto dura, soprattutto in alcune zone, come sappiamo, per fortuna la Sardegna meno. Però attenzione, questi prestiti per le piccole e medie imprese, quella cassa integrazione, lo SURE, una sorta di cassa integrazione finanziata dall'Europa, e quindi aiutare le imprese che hanno avuto difficoltà a ripartire senza doversi svenare, senza dover chiudere fondamentalmente, sono all'interno del più grande fondo mai messo a disposizione dall'Europa nella sua storia, ed è per questo, come ha detto giustamente Ettore, che si cerca di combattere Giuseppe Conte, che tutti i giorni si parla di Conte che cade a giovedì, Conte cade lunedì, Conte cade a settembre, Conte cade a marzo, a maggio, aprile, tutti i mesi dell'anno c'è Draghi, è pronto Draghi. Io oggi ho letto una cosa, scusate, Prodi dice può entrare anche Berlusconi al governo, ma dico, è come se io dicessi quale giocatore deve giocare nella nazionale del Brasile. Arriva Dino Giarrusso, intervista, il centravanti del Brasile per me deve essere questo. Cosa c'entra Prodi col governo Conte? Perché Prodi deve dire che noi dobbiamo aprire il governo a Berlusconi? Con quale criterio, con quale autorità, con quale autorevolezza, con quale... Non lo so, io rimango stupito, ma fino a un certo punto rimango stupito, perché poi andate a guardare i grandi giornali, alcuni insomma giornali che hanno degli interessi dietro, alcuni programmi televisivi che ben conoscete, e loro stanno cercando di indirizzare l'opinione pubblica verso la possibilità di far cadere davvero il governo Conte e mettere una di quelle persone che è stata molto cara alle lobby. È stato già fatto peraltro in Italia col governo Monti, che è stato un disastro assoluto, proprio in chiave europea. Cioè, il professor Conte ha fatto esattamente il contrario di quello che aveva fatto Monti. Monti ha messo l'Italia a disposizione dell'Europa e ne subiamo ancora oggi le conseguenze. Conte sta chiedendo, ha imposto all'Europa, peraltro con una bella autorevolezza che ha sorpreso anche me, con un piglio molto forte, ha detto all'Europa: no, noi così non ci stiamo. Vi ricordate quando la Merkel, la von der Leyen, la Lagarde dicevano no, ma l'Italia... Arrivava Conte e diceva no, così non va. E la Merkel si è ricreduta, vi ricordate, rispetto ad alcune cose che aveva detto, ad alcune dichiarazioni che aveva fatto, perché per la prima volta abbiamo un Presidente del Consiglio che non guarda in faccia determinati interessi, ma che ha l'interesse dei cittadini italiani. Quindi dobbiamo tenere duro davvero, perché questi soldi, se gestiti bene, ci potranno fare ripartire. Se gestiti male,
significherà di nuovo strutture abbandonate, rischio di ponti che crollano, Danilo non ne sa qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno che proseguo perché gli esempi li conoscete tutti. Grazie, grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie di cuore, grazie di cuore dei vostri interventi, della passione che ci mettete tutti i giorni in queste battaglie a favore dei cittadini. È stata una tappa stupenda. Grazie a voi, Paola, bravissimi. Eravamo bravissimi. In una terra stupenda, la Sardegna, meravigliosa, terra meravigliosa che ci ha permesso di dare tante informazioni. Collegatevi, seguite, ritagliatevi pezzi di video di queste 2 ore e 4 minuti in cui tantissimi portavoce, da Dino, Ettore, sottosegretari, c'è stato anche Fraccaro che ha parlato del super bonus con le novità che riguardano anche la seconda casa, un sacco di informazioni da diffondere per combattere quegli strumenti che utilizzano contro il Movimento 5 Stelle, che è una forza politica fatta di persone per bene mandate nelle istituzioni per aiutare chi sta fuori dalle istituzioni, che sono i cittadini per bene, che sono il 99% degli italiani. Quindi dateci una mano a diffondere. Grazie a tutti ragazzi. Restate con noi mentre vi salutiamo, perché la prossima puntata terrà altrettanto meravigliosa, perché saremo in Sicilia per la penultima puntata. L'ultima sarà giovedì con il Lazio e poi riprenderemo a settembre con le regioni che saranno chiamate al voto. Quindi vi ringraziamo di nuovo, sia Dino che Ettore, è stato un piacere. Ciao. Grazie a tutti quelli che prossimo weekend buonanotte. Verrò fisicamente in Sardegna finalmente. No, meraviglioso. Ciao a tutti. Ci vediamo lunedì. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao Dino, ciao, ciao Paola. Ciao, grazie.